Castelvetrano litiga con un conoscente, lo accoltella, arrestato un 63enne per tentato omicidio. Mazara, emergenza rifiuti verso la Fina, appello intanto del sindaco Cristaldi ai cittadini. Mazara, interrogazione del Movimento 5 Stelle sul presunto inquinamento alla foce del fiume Delia. Mazara, nuova programmazione europea sulla pesca, illustrate stamattina tutte le opportunità. Mazara ha avviato oggi a Tonnerella il progetto Spiagge senza barriere. Buongiorno a tutti, bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione del TG Vallo che apriamo con la cronaca. Andiamo subito a Castelvetrano dove i carabinieri hanno arrestato un uomo, un 63enne, con l'accusa di tentato omicidio. L'uomo avrebbe accoltellato dopo un litigio un suo conoscente. Sentiamo. Avrebbe accoltellato un suo conoscente per futili motivi, mettendone a rischio la vita. Con l'accusa di tentato omicidio aggravato, i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Castelvetrano hanno arrestato il 63enne Antonino Tellari. L'arresto è scattato l'altro ieri, mentre il tentato omicidio si sarebbe verificato il giorno prima in piazza Matteotti. Secondo i militari dell'arma, Tellari avrebbe accoltellato all'addome il conoscente al culmine di un diverbio. Il 63enne deve rispondere anche del reato di porto illegale di armi. Presunto aggressore e vittima sono entrambi ospiti della casa di riposo Tommaso Lucentini. Dopo il ferimento, la vittima è stata soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso dell'ospedale Vittorio Emanuele. L'uomo si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata. I carabinieri hanno ricostruito l'accaduto grazie anche alle testimonianze rese da alcune persone che hanno assistito alla scena. Dopo qualche ora hanno rintracciato e arrestato il 63enne. Dopo le formalità di rito, Tellari è stato rinchiuso nel carcere San Giuliano di Trapani a disposizione dell'autorità giudiziaria. Con una ordinanza emessa ieri, il comandante della Capitaneria di Porto di Mazara del Vallo, Giuseppe Giovetti, ha interdetto un'area del Porto Nuovo. Si tratta nello specifico dell'area in prossimità dei quattro silos antistanti la banchina Ruggero II. Il provvedimento si è reso necessario poiché a seguito di un sopralluogo effettuato da personale dell'ufficio del Genio Civile di Trapani sarebbero emerse alcune criticità all'impianto che si troverebbe in pessimo stato di manutenzione, tanto che alcune parti delle strutture accessorie risultano notevolmente ossidate e in precario equilibrio, da qui la necessità di interdire la zona in attesa che venga effettuato un urgente intervento di manutenzione. Presto sorgerà un nuovo centro di accoglienza a Mazara del Vallo. La Regione ha infatti autorizzato l'entrata in funzione di una struttura gestita dalla cooperativa sociale Sole che ha sede legale a Marsala. Il nuovo centro di primissima accoglienza ad alta specializzazione si trova in via Toniol e potrà ospitare fino a un massimo di 60 minori. Il decreto di autorizzazione è stato firmato l'altro ieri dal dirigente Antonino Arrigo del Dipartimento regionale per la famiglia. Sull'attivazione della nuova struttura hanno rilasciato parere positivo il Comune di Mazara del Vallo e l'azienda sanitaria provinciale di Trapani. L'autorizzazione ha validità semestrale, periodo entro il quale la cooperativa dovrà richiedere l'iscrizione all'albo regionale delle istituzioni assistenziali per minori. Parliamo adesso dunque di rifiuti. Dopo la decisione della Regione di autorizzare il conferimento straordinario di 550 tonnellate di spazzatura presso il Polo Tecnologico di Castelvetrano, l'emergenza sta rientrando a Mazara del Vallo. Mezzi e uomini delle ditte private sono al lavoro per ripulire nel più breve tempo possibile la città. Intanto sulla vicenda si registra oggi l'appello da parte del sindaco Nicola Cristaldi verso i cittadini mazzaresi. Sentiamo. Abbiamo affrontato con serietà e con grande impegno questo problema legato all'emergenza rifiuti e abbiamo trovato una squadra straordinaria fatta da operai impiegati del nostro comune che si sono impegnati e che sono andati ben oltre il proprio dovere. Abbiamo anche trovato una ditta che ha dato la propria disponibilità al massimo della collaborazione e abbiamo cominciato a fare un grande lavoro che ci sta facendo uscire dalla emergenza, con l'augurio che la Regione siciliana ci dia sempre e comunque un posto dove conferire i rifiuti, perché ormai tutti lo sanno, il problema non riguarda la raccolta dei rifiuti, ma il luogo dove andare a depositare la spazzatura.
Abbiamo fatto un grande lavoro e purtroppo però devo constatare come i miei concittadini abbiano poco senso civico. Mi chiedo che senso abbia, dopo che sono stati svuotati i cassonetti, vedere macchine e persone con sacchetti di plastica alle 10 del mattino buttarli dentro i cassonetti quando si sa che i rifiuti devono essere buttati di sera. Noi ci stiamo impegnando al massimo e francamente anche dal punto di vista personale sono molto deluso di gran parte della mia città. Dateci una mano, non buttate la spazzatura di giorno, ma per quale ragione dobbiamo dare questo spettacolo ai turisti, alle persone che arrivano? E per quale dannata ragione anche i residenti del luogo dove sono posizionati i cassonetti devono respirare questa aria proveniente dalla spazzatura? Buttatela di sera, almeno questo. Se avete in qualche maniera una lavatrice da buttare, un frigorifero da buttare, non scaricatelo per strada, portatelo al centro di via Marsala, al CCR di via Marsala. Il servizio non costa nulla. Se avete da buttare del materiale da potatura, non buttatelo per strada, portatelo nel luogo di via Salvemini, dove c'è una postazione per raccogliere tutto questo, e non costa nulla. Dateci una mano, la città è nostra. Il comando di polizia municipale di Mazara del Vallo, impegnato da stamani in alcuni servizi di controllo proprio sul conferimento dei rifiuti nei cassonetti, ha reso noto che sono stati elevati in 2 ore e 12 verbali. Il comune ricorda inoltre che i rifiuti vanno depositati negli appositi cassonetti dalle 20 di sera alle 8 del mattino successivo, così come previsto dall'ordinanza sindacale numero 19 del 2012. E torneranno a riunirsi questa sera a Mazara del Vallo i componenti del neocostituito Comitato Cittadino per l'Emergenza Rifiuti. La riunione si terrà con inizio alle 21 nei locali della CGL in via Gian Giacomo Aldea. Durante l'incontro si parlerà dell'esito della riunione tenutasi ieri tra una delegazione del Comitato e il Presidente del Consiglio Comunale Vito Gancitano. Si parlerà anche del regolamento comunale per la raccolta differenziata e della programmazione delle eventuali iniziative da intraprendere nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. I cumuli di rifiuti nelle città e nei luoghi turistici rischiano seriamente di compromettere la salute dei cittadini e di mettere in crisi il settore turistico con gravi ripercussioni sull'occupazione. Intervenire sull'emergenza rifiuti sono la CGL di Trapani e la Camera del Lavoro di Castelvetrano, che rilanciano ancora una volta l'appello ad attivare nei comuni del Trapanese la raccolta differenziata per ridurre l'utilizzo intensivo delle discariche. Per troppo tempo, si legge in una nota del sindacato, dal Presidente della Regione dei Sindaci, è stato detto ai cittadini che le discariche erano sotto controllo. I fatti hanno però dimostrato esattamente il contrario. Oggi è arrivato il momento di agire seriamente per garantire un servizio essenziale e arginare l'emergenza. Cambiamo adesso argomento. A Mazara del Vallo questa mattina è stato avviato anche per il 2016 il progetto denominato Spiagge senza barriere a Tonnerella. Sentiamo. Anche per l'estate 2016 a Mazara del Vallo viene realizzato il progetto Spiaggia senza barriere. A Lido Malibu, a Tonnerella, le persone diversamente abili vengono assistite da volontari dell'Unitalsi e della GESCI. I bagnanti diversamente abili da quest'estate potranno contare su 2 nuove speciali carrozzine donate dall'Unitalsi e dalla ditta Luciano Amato, che si aggiungono a quella donata dal Rotary lo scorso anno. Questo è il terzo anno che portiamo avanti questa bella iniziativa, perché non è possibile per le persone che hanno qualche difficoltà vedere il nostro mare azzurro, quell'acqua limpida, guardarla da lontano senza poter avere più la possibilità di immergersi e di godere della frescura, specialmente nelle giornate particolarmente afose. La cosa bella poi è che non solo i disabili, gli amici diversamente abili hanno avuto questa possibilità, ma anche i volontari, quasi sempre ragazzi, hanno ricevuto e hanno ricavato dei benefici immensi che li hanno aiutato nella loro crescita umana, in quanto pare che noi aiutiamo i portatori di handicap, ma invece sono loro che ci danno le più belle lezioni di vita. Questo progetto è stato realizzato grazie anche al supporto di aziende private. Intanto il Lido Malibu ha messo a disposizione, ci ha spalancato le porte, e poi c'era bisogno di avere delle carrozzine adatte,
E qui noi abbiamo trovato veramente un cuore grande nel dottore Amato, il quale non solo ci ha agevolato nell'acquisto delle carrozzine da parte dell'Unitalsi, e poi con un'immensa generosità ha messo a disposizione una carrozzina donandola a questa bella iniziativa. Un'iniziativa del genere bisogna ovviamente portarla avanti, ecco. L'unica cosa che potevo fare è questo piccolo contributo dato a questi amici, a questi giovani conoscenti, ecco, perché come diceva l'assessore Monteleone, il fatto di avere il mare a due passi e guardarlo da qui non è bello, ecco, e quindi l'unica cosa che ho potuto fare è donare questa carrozzina speciale, dove consente ovviamente a questi grandissimi amici di arrivare in acqua. Pubblicato ieri il nuovo avviso per il rinnovo del Collegio del Revisore dei Conti del Comune di Mazara del Vallo per il triennio 2016-2019. Come si ricorderà, il primo avviso era stato revocato in autotutela per effettuare ulteriori approfondimenti in materia. Il nuovo collegio infatti verrà nominato applicando il sistema previsto dalla legge nazionale recepita in Sicilia, che prevede l'estrazione a sorte tra i professionisti iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano presentato l'apposita domanda. Il sorteggio avverrà pubblicamente durante una seduta del Consiglio Comunale. L'incarico degli attuali revisori scadrà il 3 novembre. Per presentare domanda c'è tempo fino al 21 agosto. Parliamo adesso del presunto inquinamento alla foce del fiume Delia, Mazara del Vallo, segnalato da Goletta Verde. Sulla vicenda si registra la presentazione di un'interrogazione in Consiglio Comunale da parte del Movimento 5 Stelle. Sentiamo. Sul presunto inquinamento alla foce del fiume Delia arriva anche un'interrogazione scritta urgente. A presentarla è stato oggi il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle Nicola Lagrutta, dopo i dati resi noti recentemente da Goletta Verde. Con l'atto ispettivo l'attivista mazzarese chiede all'amministrazione comunale di conoscere se ci sono i dati ufficiali inerenti al monitoraggio della qualità dell'acqua effettuati nel tratto di mare in prossimità della foce del fiume Delia, dei quali emergano le criticità segnalate da Legambiente, o in mancanza di dati ufficiali se intenda richiedere agli organi competenti di effettuare un immediato monitoraggio delle stesse. Il monitoraggio effettuato da Goletta Verde, evidenzia il consigliere pentastellato, certamente non può sostituirsi ai controlli ufficiali, né tantomeno può avere la pretesa di stabilire l'eventuale balneabilità dei tratti di mare monitorati, ma comunque può essere un punto di riferimento utile all'individuazione di problemi e di criticità al fine di ragionare sulle possibili soluzioni. Come si ricorderà, sulla vicenda è intervenuto anche il vice sindaco Silvano Bonanno, secondo cui gli eventuali l'inquinamento non sarebbe comunque causato dal depuratore comunale di Contrada Bocca Arena. Allo stesso tempo il numero 2 dell'amministrazione comunale ha annunciato l'attivazione delle opportune procedure con l'ARPA e l'ASP di Trapani per verificare quanto segnalato da Goletta Verde circa la presunta presenza di enterococchi intestinali ed Escherichia coli oltre i limiti di legge nel tratto di mare in questione. Ha messo a finanziamento il progetto di riqualificazione urbana della via Marco Polo a Selinunte. Il relativo decreto è stato firmato lunedì scorso dal dirigente generale del Dipartimento regionale per le infrastrutture Fulvio Bellomo. L'intervento ammonta a 476.000 euro e verrà realizzato con i fondi del piano di azione e coesione sociale. Il progetto approvato in linea amministrativa dal comune castelvetranese nel novembre 2014 era già stato dichiarato ammissibile a finanziamento nel 2015. Adesso spetterà all'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Felice Errante, avviare l'iter burocratico per l'indizione della gara d'appalto per l'affidamento dei lavori. La strada in questione verrà completamente rinnovata. Parliamo adesso di pesca. In vista del nuovo fondo europeo per il settore ittico varato da Bruxelles, questa mattina a Mazara del Vallo si è tenuto un incontro per illustrare agli operatori interessati tutte le opportunità previste per il nuovo periodo della programmazione europea. Al nostro microfono abbiamo ascoltato Giuseppe Di Mino del Dipartimento regionale per la pesca. Oggi si discute di FEAMP e delle possibilità di sviluppo attraverso questo strumento.
In continuità con il FEP c'è questa grande opportunità nel settennio che ci attende davanti per il settore della pesca. Certo, bisogna fare tesoro di ciò che bene non si è fatto nel passato. Noi ci stiamo lavorando, abbiamo gli uffici periferici della pesca che servono per cercare di raccogliere le esigenze del territorio. Si può spaziare su tanti temi, dal pescatore al mare, dall'identità al ruolo antropologico del pescatore, quindi turismo sostenibile, spazzatura del mare da raccogliere. Ci sono veramente diverse cose da fare, noi lo faremo con i bandi. I primi bandi usciranno prima dell'estate, cioè entro Ferragosto, e poi successivamente a settembre usciranno tutti gli altri bandi. La cosa importante è che i beneficiari non devono pensare che il contributo sia la soluzione dei problemi. Bisogna realizzare progetti veramente su misura, evitare di strafare, perché a volte strafare significa essere sconfitti. Quali sono le novità per quanto riguarda la nuova programmazione? Ma le novità sono tantissime. Punteremo sui giovani, quindi c'è questa possibilità di fare insediare nuovi giovani attraverso un contributo per l'acquisto di un'imbarcazione e poi l'ammodernamento della stessa. C'è la possibilità di puntare sull'industria di trasformazione, di ammodernare le barche. C'è anche la possibilità di realizzare uno sviluppo locale di tipo partecipativo attraverso i flag. Noi giorno 2 sarà pubblicato appunto l'avviso sui flag per selezionare questi flag, e lì si parlerà veramente anche di sviluppo locale di tipo partecipativo, quindi non solo la pesca ma anche la valorizzazione del pescato, il turismo sostenibile, il ruolo delle tonnare. Per esempio qui a Favignana si sta rilanciando l'attività turistica della tonnara di Favignana. Ci sono tanti elementi per poter crescere. Poi pensiamo anche alla pesca turismo, all'ittiturismo, alla diversificazione in generale, quindi tante cose da fare, e noi stiamo cercando di tagliare la burocrazia superflua che spesso negli anni passati ha intralciato il lavoro sia della Regione che dei beneficiari. Il Comune di Castelvetrano ha emanato un avviso pubblico per la gestione degli spazi del nuovo ingresso al Parco Archeologico di Selenunte, lato Triscina. Il nuovo ingresso era stato inaugurato dall'amministrazione alcune settimane addietro. Coloro che fossero interessati alla presentazione di proposte per la gestione potranno trovare l'avviso e maggiori informazioni sul sito del Comune. Le manifestazioni di interesse dovranno comunque pervenire entro il 12 agosto. Questa era l'ultima notizia di oggi del TG Vallo, grazie come sempre per averci seguito, arrivederci.